Signori, abbiamo appena visto Vincent deve morire, film del 2023 presentato al Festival del Cinema di Cannes dell'anno scorso fuori concorso, quindi diciamo che non era nella selezione ufficiale. È un horror tra virgolette psicologico che, a quanto avevo sentito, avesse sfumature sulla nostra umanità, e si sentiva un po' la puzza, non se ne ha parlato benissimo. E effettivamente io sto qui a dirvi che è davvero un film di una mediocrità imbarazzante. Di cosa parla questo Vincent deve morire? E quando vi dirò la trama mi direte: ma cazzo, la premessa è interessante. E io vi dico: ma cazzo, la premessa è interessante. Questo Vincent è un lavoratore che viene stranamente attaccato dal suo stagista, e man mano la gente, non appena lo guarderà in volto, inizierà ad attaccarlo, fino a quando non scoppierà una vera e propria epidemia in tutto il mondo. Allora, non sto molto a spiegarvi, lui cercherà di scappare finché non incontrerà questa ragazza che sembra quasi non avere queste tendenze violente nei suoi confronti e nei confronti degli altri. Quindi diciamo i due proveranno a scappare in una sorta di road movie in cui però è davvero lo scusante maggiore. Gli zombie in tal caso non sono effettivamente zombie, sono semplicemente uno specchio della società odierna, uno specchio del capitalismo, uno specchio dell'aggressività che ci teniamo dentro e che qui in questo caso esplode, la nostra perdita delle interazioni umane. Ma davvero il tutto viene raccontato nella maniera più banale e didascalica possibile, una regia che non è affascinante nemmeno nei momenti in cui potrebbe esserlo, una fotografia neutrale e in generale un ritmo davvero lento che non riesce a farti empatizzare né col protagonista né a farti sentire il rischio, la pericolosità, tutto ciò che sta attorno a te crollare. Quindi personalmente ci troviamo davanti a un grandissimo spreco proprio per le premesse interessanti che ha. E a me spiace dirlo, perché comunque sai, un film che ha delle pretese è sempre brutto quando fa schifo, paradossalmente, perché vuol dire che non le riesce a mantenere, non riesce a essere all'altezza. In generale l'attore protagonista è anche bravo, però anche qui non sboccia, non arriva mai. Addirittura il cane è il più bravo tra tutti, come ha detto il signor Arcalinammer. Io mi associo, il cane è l'attore più bravo, perché quando il cinema è un po' come un domino, se qualcosa non va, spesso questa cosa va a interferire su tutte le altre caselle. In tal caso mi spiace dirlo, ma è così. Quindi non sto parlando di un film brutto, di una merda, parlo di un film davvero davvero mediocre, che spreca tanto del potenziale che potrebbe avere. E in generale anche la parte road movie, anche la parte del romanticismo, che è una sottotrama che ci sta, ma che è infilata lì davvero con, non lo so, con la colla stick. Mi spiace veramente, perché è un film che aveva qualcosa da raccontare e che poteva davvero essere una riflessione sui giorni nostri, sulla società nostra, specialmente nel finale, che è il momento più action, diciamo, di sequela. C'è una parte, che è quella che ti mostrano ovunque nelle copertine, in tutto, che in realtà funzionerebbe pure, però l'avesse fatta un grande maestro, secondo me sarebbe uscita una gran cosa. Invece qui, bah, che cosa si vuole fare? Un po' la Quiet Place, un po' il The Last of Us. Qui Romero, dicono, vabbè, Romero gli zombie li ha fatti letterali, ma per rappresentare qualcosa di metaforico. Qua facciamo zombie metaforici per rappresentare qualcosa di metaforico. Quindi questo è tutto da me. Questo film è davvero, come definirlo? Un film da hipster. Un film da hipster. Se ti è piaciuto questo film, sei un hipster. E se sei un hipster, ti consiglio di chiamare al numero 339-735 e fatti visitare. Qui è tutto, arrivederci.